La riflessione che intendo qui, in questa registrazione, definire, ha uno scopo fondamentale. È una premessa per affrontare una serie di interventi di carattere esegetico-biblico in risposta a certe banalità che girano in rete, ma è soprattutto l'amore che io ho sempre manifestato per difendere la verità e il metodo. Senza metodo c'è il fallimento ovunque. E spesso si affrontano senza metodo argomenti importantissimi, argomenti che implicano il significato della stessa esistenza dell'uomo. E oggi, più che mai, si spara a zero sul cristianesimo e sulle interpretazioni che del cristianesimo sono state fatte nei secoli e nei millenni. Sparando a zero e vanificando tutto, però, si consegna all'uomo uno stato di squallore, di disfattismo, di deserto, di terra bruciata, di solitudine, che poi arriva alla disperazione. Perché ogni speranza, ogni luce che potrebbe destarsi all'orizzonte viene cancellata a priori. Qualcuno mi ha detto: ma tu dubbi non ne hai? E questo è il presupposto errato. Figuriamoci un po' se io non ho dubbi sulla mia fede. Una volta si riteneva peccato dubitare. Oggi si è capito invece che il dubbio è di per sé costruttivo. Tanti sono i dubbi, anche perché chi nella propria vita si è impegnato alla ricerca, chi come me si è laureato in filosofia, ha portato sempre avanti una ricerca costante, in modo particolare sugli argomenti più importanti, sugli argomenti più decisivi. Quindi dubbi in riferimento al dolore degli innocenti, al male nel mondo. Mi sono chiesto tante volte se l'uomo sia veramente libero. Scontato il fatto che la libertà sia imperfetta, ma a volte mi chiedo, ma in questa imperfezione? Insomma, dubbi ne ho e tantissimi. A questi dubbi ho dato certe risposte, ad altri dubbi risposte non sono ancora riuscito a consegnarle. Parlo di risposte di carattere razionale, perché le risposte, sotto un profilo di fede, ci sono. Ed è per questo che io a un certo punto, l'anno scorso, mi sono interessato di quel libro scritto da Di Freddi, Le ragioni per cui non sono cristiano. Pensavo che l'argomento venisse affrontato da un laureato in matematica in una nuova prospettiva e l'ho letto. L'ho letto e invece di trovare delle riflessioni intelligenti ho trovato solo delle banalità. Luoghi comuni, superficialità, ignoranza, sparate senza costrutto e senza sugo. Ho cercato di dare delle risposte, ho cercato di proporre delle riflessioni. A queste riflessioni qualcuno mi ha risposto indicandomi un altro venditore di almanacchi che si chiama Biglino. Biglino che viene presentato come la luce, come chi ha liberato gli uomini dalle tenebre millenarie. Anche con Biglino io ho trovato banalità, superficialità, ignoranza, sparate, senza costrutto e senza sugo. Allora, perché
questa premessa perché io adesso ho intenzione di affrontare alcuni argomenti di Biglino, che Biglino ha così buttato lì, ma riflettendo in modo adeguato e partendo da delle premesse che secondo me sono caratteristiche dell'epoca in cui noi viviamo, almeno di questo ultimo mezzo secolo. Oggi si punta sulle novità e si sostiene il contrario di tutto e nel sostenere il contrario di tutto si cerca il successo e denaro. Guardate che tutto questo non capita solo nell'esegesi biblica, capita nella moda. Oggi siamo nell'estate nel 2018, l'ultima trovata sulle spiagge d'Italia è quella da parte delle donne di mettersi il bikini al contrario. Sono trovate. Ne potrei raccontare di queste trovate in tanti campi: politica, medicina, scienza. Non tocco però questi argomenti, perché qualcuno già mi è venuto a dire: ma tu che ne sai di medicina, di scienza, di politica? Parliamo della scuola. Nessuno mi potrà dire che non sono esperto nella scuola, visto che ci ho insegnato 40 anni, per 20 anni ho studiato e esco fuori da una famiglia di insegnanti. Pensate alla didattica di oggi, le trovate, le sparate. Una delle tante sparate fu quella di sostenere che i compiti non sono più necessari. Niente compiti a casa. E come fai a esercitarti? Sempre circoscrivendo la mia riflessione sui licei, senza partire di nuovo su argomenti che non conosco, propri degli istituti tecnici, degli istituti commerciali, come si può apprendere la matematica, la fisica, la geometria, una traduzione di latino, una traduzione di lingue, come si fa ad apprendere una prospettiva cavaliera senza esercitarsi, senza compiti? Eppure questa teoria è stata sostenuta come una teoria rivoluzionaria e quando io dicevo che era una pazzia, i miei colleghi sostenevano che io dovevo rinnovarmi. Poi si è scoperto dopo 30 anni che la scuola sfornava ignoranti, ragazzi che non sapevano fare un'operazione, ragazzi che non sapevano riassumere un testo letto così. L'altra teoria, no? Basta libri, i libri li lasciamo a scuola. Come i libri li lasciamo a scuola? Sul testo io devo lavorare, devo riflettere, oppure alla fine dell'anno i libri si mettono nel mercatino e si vendono. Ma come? Se, evidentemente se il libro non l'hai aperto puoi fare anche così. Ma se sul libro io ho scritto, ho fatto le mie sintesi, i miei riassunti, ma quel libro deve rimanere nella mia biblioteca. Potrà servire fra un anno, fra 10, fra 20, fra 30. Un'altra sciocchezza. Oppure qualche maestra che ho sentito qui in linea, oppure negli articoli di giornale. A noi non programmiamo niente. Sono gli alunni, i nostri bambini, che ci dicono di volta in volta cosa dobbiamo fare. Vedete, sono delle grandi stupidaggini che poi durano una stagione e poi bisogna fare marcia indietro. I giudizi sui nostri alunni sono iniziati a metà degli anni 70. E poi all'inizio del 2000 sono stati cancellati. Poi è venuta in mente l'idea a qualcuno, mettiamo, riaggiudichiamo con l'ABCD, è durato 2 anni e poi hanno chiuso baracca. Ma guardate, anche nella ricerca storica è così. Per questo io non ho successo. Non ho successo perché non ho mai sostenuto queste tesi rivoluzionarie, quanto mai stupide. Mi ricordo che rischiai di essere bocciato quando affrontai il concorso
per andare a insegnare nelle superiori, perché l'insegnante, l'esaminatrice pretendeva che io sostenessi che Augusto era stato un imperatore mediocre, mentre Nerone aveva fatto delle cose importanti. Per 2000 anni abbiamo detto il contrario. È evidente che chi continua a confermare quello che è sempre stato detto, quello che è sempre stato sostenuto, la grandezza di Augusto e la mediocrità di Nerone, beh, non dice nulla di nuovo. Allora, per imporsi all'attenzione, per far denaro, per fare soldi, che poi sono i bestseller che si impongono, durano una stagione e tutto finisce lì, io devo dire il contrario. La stessa cosa capita per l'esegesi biblica. Quindi sull'esegesi biblica, dove si è creduto per millenni su certe cose, arriva il primo sprovveduto, il guru del momento, che fra 100 anni sarà decisamente dimenticato. E il guru butta in aria tutto, con delle, fate bene attenzione, con degli argomenti che non stanno in piedi. Io adesso affronterò argomento per argomento un intervento del signor Biglino, che contrariamente a Todi Freddi è almeno educato, non insulta. Ma Biglino, nel giro di un quarto d'ora, mette sul tappeto 50 argomenti, uno differente dall'altro, scollegati uno dall'altro. E ognuno di questi argomenti, invece, ha bisogno di una riflessione. Perché ha successo Biglino? La prima ragione l'ho già detta, è la novità, dire il contrario di tutto. Poi la seconda ragione è la confusione degli argomenti. Non si può affrontare un libro, vedremo ad esempio il libro di Isaia, e estrapolarne un vocabolo, uno, e su questo costruirci una cattedrale. Pensate per un momento, io ho appena finito di commentare i Promessi Sposi. Ci ho messo, da quel che, così in modo approssimativo, ci ho messo un 60-70 ore. Io affronto Isaia tirando fuori un vocabolo. E con questo penso di aver fatto esegesi. Quindi, confusione di argomenti, messi lì sul tappeto, accennati. Due, superficialità e una superficialità che invece dovrebbe implicare una ricerca quanto mai complessa, in una visione globalizzata. Dall'altra parte, questi signori hanno successo perché sparare contro il cristianesimo oggi è di moda. Ed è di moda perché i preti cristiani lasciano molto a desiderare. Gravi sono gli scandali, i cristiani si chiamano cristiani di nome, ma sostanzialmente non si differenziano in nulla dagli altri, perciò si ha successo. Allora, io vorrei invece adottare un altro metodo, lo stesso metodo che io ho utilizzato per presentare la lingua latina, oggi bistrattata, ma proprio perché non c'è metodo nell'affrontarla, o ci sono dei metodi così rivoluzionari che non concludono nulla. Come ho affrontato i Promessi Sposi, come ho cercato di affrontare certe lezioni di filosofia. Un metodo. E il metodo implica la lettura nella sua completezza di un libro. Se io, ad esempio, vado a prendere una citazione da Isaia, non mi posso fermare ad un vocabolo. Secondo, la conoscenza biblica nella sua completezza e nel suo sviluppo.
è uno sviluppo che tiene conto dello sviluppo degli uomini. Non si sarebbe mai potuto offrire agli uomini il messaggio evangelico di Cristo 2000 anni prima. Non era possibile. Gli uomini non erano ancora preparati. Fiducia in quegli uomini che noi chiamiamo padri della Chiesa, i primi padri della Chiesa, che hanno riflettuto su questi argomenti tutta la vita, ma in una situazione di particolare favore. Perché? Perché almeno per loro non c'erano dei grossi problemi di carattere linguistico. Questi padri della Chiesa vivevano in una cultura bilingue dove si conosceva latino e greco e si conosceva qualche cosa dell'ebraico, perciò non potevano commettere tutti gli errori che commettiamo noi oggi. Io oggi sono italiano. Latino lo conosco bene, greco così così, ebraico assolutamente no. Quindi ci sono dei problemi di traduzione. Questi padri della Chiesa erano un po' nella situazione di un valdostano oggi, un valdostano oggi, un valdostano doc che conosce l'italiano e il francese e magari conosce anche un po' di inglese. Questi padri della Chiesa conoscevano il latino e il greco e magari conoscevano un po' di ebraico. Quindi questi padri della Chiesa, molti dei quali hanno dato la vita col martirio, in cui credevano, avevano anche una formazione culturale. Non erano dei poveri stupidi. Uscivano da quelle scuole che erano romane, di Quintiliano, avevano una formazione retorica, dialettica, filosofica, e se avessero trovato degli errori di fondo nel messaggio evangelico, li avrebbero messi in evidenza. Quindi io ho fiducia in chi ha riflettuto e su certi argomenti chi ha riflettuto allora ha scritto una immensità di opere, ha riflettuto con dei libri che bisognerebbe affrontare. Cioè ci sono degli argomenti che non si possono così, tout court, senza una contestualizzazione storica. Senza conoscerne l'iter biblico, darci così dare dei giudizi a piacimento. Insomma, quei giudizi che vogliono sentire la gente, che la gente vuole sentire. È necessario poi una riflessione filosofica, teologica corretta, un confronto onesto e corretto e preciso. C'è qualcuno che, vediamo un po' se lo trovo, mi ha scritto. Certo, l'esegesi, la tradizione, l'interpretazione spirituale, il mistero sono tutte categorie che permettono di smontare un testo pezzo a pezzo e farne quello che si vuole, ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Smontare pezzo a pezzo e farne quello che si vuole lo può fare uno di Freddi o un Biglino. Che non hanno una visione complessiva dell'opera. Qui è letterale, qui è allegorico, ma assolutamente no. Però siamo sempre di fronte a un nostro tentativo di giustificare surrettiziamente quello a cui vogliamo credere. Dunque, io non voglio con queste riflessioni dimostrare, attenzione che è importante questo passaggio, dimostrare che quello che è scritto nella Bibbia è parola di Dio. Io voglio dimostrare, attenzione, non fatemi poi dire delle cose che io non ho detto, voglio dimostrare l'intrinseca coerenza della Bibbia, che culmina nel Nuovo Testamento e nel Vangelo. Poi, uno può anche dire, non credo che è parola di Dio, benissimo, è parola di un filosofo, è parola di una filosofia che si è organizzata. E che si è sviluppata nei secoli. Mi sta bene, ma c'è una profonda coerenza in questo messaggio. Non ci sono delle contraddizioni.
Le contraddizioni nascono nel momento in cui io prendo una frase e la tiro fuori dal contesto, un'altra frase la tiro fuori dal contesto, un'altra frase la tiro fuori e rimetto le frasi una contro l'altra. Questo è l'atteggiamento oggi dei giornalisti, dei politici che danno un cattivissimo esempio. Prendere, isolare e interpretare secondo i propri interessi. Non è così che si fa. Quindi, dubbi, come ho già detto, ne ho, ma non sono i dubbi che propone un Biglino o un Odifreddi. Quelle sono banalità che servono solo per ottenere successo e fare denaro. Un altro esempio, ma sarà un esempio che vediamo un po'. No, questo l'abbiamo già visto, vediamo quest'altro. Non mi servono 50 argomenti, dice questo signore molto educato. E allora perché ascolti Biglino, che ne tira fuori 50 in un colpo? Già da piccolo, quando lessi l'episodio di Anania e Saffira, capii che qualcosa non tornava, e non tornava perché tu non hai letto tutto il resto. Prova a leggere, non dico l'Antico Testamento, prova a leggere, ma non dico neanche le lettere di Giacomo, di Pietro, di Paolo, leggi solo il Vangelo e vedi che torna. Bisogna perdonare, perdonare sempre, questi per aver dato solo una parte del ricavato vengono inquisiti e muoiono entrambi. Non è così. Non è così. Anche lì bisogna riflettere che cosa vuol dire perdonare sempre. Ma la risposta noi ce l'abbiamo riflettendo anche su altri passi del Vangelo. Allora, io a questa mia riflessione mi rifarò ogni qualvolta affronterò un argomento specifico e affronterò questo argomento specifico per primo, tra tutti. Questo del perdono. Bisogna perdonare 70 volte 7. Ma che cosa si intende per perdonare 70 volte 7? Che cosa io non accetterò? Beh, quello che non ho già accettato quando scrivendo su Odifreddi qualcuno ha riempito la mia casella di bestemmie. Oppure ha riempito la mia casella di turpiloqui. Oppure mi ha invitato a chiudere il canale. Tutti questi interventi io li cancello sistematicamente, quindi non mandateli neanche. Dunque, evitiamo gli slogan generalizzati. Pregherei di non mettere semplicemente non mi piace, dimmi perché non ti piace. Mettete da parte i condizionamenti psicologici. Quali sono i condizionamenti psicologici? Ma li avevo già subiti al tempo del mio insegnamento. Professore, ma se lei mi presenta tutti questi insufficienti, vuol dire che lei non è all'altezza della situazione. Ha fallito la sua docenza. Qui che cosa mi si dice? Ma lei, uomo di cultura, crede ancora in queste cose? Mi stupisco. Oppure, lei non è preparato in questi argomenti e vuol fare da maestro. Per questa ragione non toccherò argomenti di carattere scientifico-matematico. Toccherò argomenti specifici che sono oggetto della mia cultura. Quindi i condizionamenti psicologici con me non attaccano. E non attacca neanche chi interviene e mi dice: ho ascoltato i primi minuti, ho capito tutto. No, tu non hai capito nulla. Perché per comprendere un metodo, un sistema, le premesse da cui si parte e le riflessioni che ho tentato di impostare, non si possono ascoltare 3 minuti quando l'intervento è di mezz'ora. Ecco allora. Io come sempre, contrariamente a quello che si fa oggi, oggi i potenti, i politici, gli uomini di chiesa, i vescovi, ed è triste tutto questo, non rispondono.
Tu scrivi, ricevi risposta? Zero. Io invece ho sempre risposto a tutti nella mia vita. Ho risposto ai miei superiori, ai miei colleghi, ai miei alunni. Non ho mai lasciato nessuno senza risposta. E anche qui sul sito non ho mai lasciato nessuno senza risposta. Però rispondi con una argomentazione precisa, rifacendoti a una riflessione che io ho fatto. Indicami il minuto. Tu in questo minuto hai scritto così, così, così. Non sono d'accordo per queste ragioni. In questo modo c'è un confronto. Altrimenti i confronti sono pseudo-confronti, quegli pseudo-confronti che noi troviamo continuamente alla televisione, particolarmente tra politici, le tavole rotonde, quadrate, bislunghe, ovali, dove ci si confronta, ci si alza e entrambi si rimane della stessa idea e non si cresce. Guardate che questa è la democrazia di oggi, una falsa democrazia, un falso confronto. Il confronto invece, nella maniera socratica poi adottata da Platone, è un crescere vicendevole, riflettendo, ragionando, confrontandosi.